come cresce una rana? Siamo arrivati all'8ª giornata delle scienze nel Parco delle Vallere, che ospita 42 laboratori e 100 classi. Scopo dell'iniziativa è quello appunto di sensibilizzare i giovani alla cultura scientifica e ad potenziare le proprie competenze in questo ambito. Attraverso due modalità, quella della peer education e della didattica laboratoriale. Attraverso appunto i giochi, attraverso la manipolazione, i ragazzi imparano, acquisiscono proprio una mentalità scientifica e i tutor si affiancano ai piccoli, diventano i loro insegnanti, aiutandoli ad osservare, a riflettere e sviluppando appunto in loro tutte quelle che sono le abilità nell'ambito scientifico. Ci prepariamo innanzitutto con molta passione, perché vediamo da parte dei nostri studenti interesse, coinvolgimento, ed è proprio il livello formale che viene istituito. Nell'arco dell'anno prepariamo le esperienze, addestriamo i ragazzi per preparare meglio i bambini che verranno ad accoglierci. Alla fine sicuramente valutiamo la ricaduta di questa nostra esperienza, perché è un'esperienza educativa e formativa. Pertanto abbiamo la compilazione di un questionario che verrà riconsegnato all'organizzazione e all'interno della classe in primis anche valutiamo da parte proprio diretta dei ragazzi che cosa è stato più utile, ed emerge effettivamente la comunicazione, la relazione con i ragazzi, i bambini più piccoli, la capacità di comunicare proprio, di esprimere dei concetti semplici da un certo punto di vista, seppur importanti dal punto di vista scientifico. Infinito, il Planetario di Torino, il Parco Astronomico, partecipa anche quest'anno come partner all'8ª giornata delle scienze qui al Parco delle Vallere di Moncalieri. Partecipiamo, siamo molto felici di partecipare con una serie di attività didattiche, di laboratori, per ragazzi dalla scuola dell'infanzia fino ai ragazzi più grandi. Il nostro obiettivo è quello di stimolare la curiosità e gli entusiasmi sugli argomenti scientifici e ovviamente sulle meraviglie del cielo che ci circonda.